come sei? Ah! Ti ho visto! Omae wa mo! Shinderu! Hda! Kurusu! Wa! Baga! Muda! Se ve lo state chiedendo, Pikachu sta bene. Oh, stava. Nessun Pikachu è stato maltrattato in questo video. Ho pensato, se da adesso in poi apro ogni video suonando la chitarra e facendo stragi di Pikachu, le mie skills non possono che aumentare. Quindi probabilmente è così che farò. Baga! Pronto, mi sentite? Siamo qui riuniti per disegnare ste benedette mani. Sì, perché molti di voi, troppi probabilmente, mi hanno recentemente strabombardato di questa richiesta. Come si disegnano delle stramaledette mani? Ho deciso così di esaudire questa richiesta perché mi ricordo benissimo anch'io la frustrazione di non riuscire a disegnare delle mani decenti. Anzi, mi ricordo ancora quando invece delle mani erano un obbrobrio tentacolare, senza alcun senso anatomico e tantomeno estetico. Questo è un tutorial vagamente improvvisato. Infatti ecco qua un'immagine di la signora Mano. La nostra cara amica zia Federica è quanto c'è di più frustrante da disegnare piuttosto che da usare. Capita? Senza starci a imparare il nome di ogni osso che compone la mano, dalle falangi al metacarpo eccetera, utilizzeremo questo schema per capire come funziona una mano. Questo schema, queste ossa. Quello che deve saltare subito all'occhio è l'esistenza di un nucleo, chiamiamolo così, formato da tante ossicine, e da questo nucleo partono le dita. Vuom. Questo cosa ci dovrebbe già far capire? Che una mano quindi non ha le dita che vanno su per dritto, capito? Non è che è fatta così. E no, posso ripetere? No, ma bensì appunto partono da un nucleo. What? Cosa? Mazio Pau, ma non l'avevo mai intuito. Secondo me sì, però è faticoso metterlo in pratica. Se dovessimo sintetizzare il corpo della nostra zia Federica, possiamo individuare quindi tre volumi principali. Uno è appunto il nucleo, che sarà il nostro polso appunto, una forma trapezoidale e un triangolo. O almeno così come me l'immagino io. La cosa mi aiuta molto quando disegno le mani. Tant'è che se lo dovessi fare in tre dimensioni, mettendo che da qui arriva il braccio, facciamolo qui che è meglio, questo è il polso, questo è il nostro trapezio che appunto si allarga, gli do appunto un senso di volume, e qui il mio triangolo sempre volumetrico che si va a aggiungere, e le dita che quindi si apriranno, no? Partendo dal nucleo. Quindi qui siamo riusciti a sintetizzare una mano, perché è la sintesi che ci aiuta a capire come funzionano le mani, ma come funzionano tante parti del corpo. La sintesi di tutto quello che è un organismo complesso come la mano in delle figure geometriche che ci aiuteranno poi a comporre la mano. Un'altra cosa molto importante, che per ora qui è sbagliato, è che se noi andiamo a vedere la nostra mano soprattutto a riposo, vedete la mano a riposo? Mettila a fuoco? Ok, qua non è piatto, c'è una curva, è una curva che fa whop, quindi fuori è convesso, dentro è concavo, da non far caso alla ferita di guerra che porta un allenamento intensivo pur di superare il livello del Super Saiyajin. Quindi se io volessi andare subito ad aggiustare questa mano, so che qui c'è una curva qui fuori, così come c'è dentro la curva. Ma ai, anche lì c'è ancora un errore, signori. Come faccio a spiegarvelo adesso? Che mi invento? Se abbiamo detto che questo è il trapezio che parte dal polso, e qui c'è il triangolino, no? Dall'alto, quindi la pianta, io voglio vedere il prospetto di questo. In realtà dove ci sarà l'indice che parte da qua? L'indice medio, anulare, mignolo. La curvatura non è precisamente simmetrica, bensì parte un po' più piatta dall'indice e poi va a curvare. Quindi la parte che è più dentro la mano, per così dire, nella parte più concava, è il mignolino. Ecco perché se io vi faccio vedere la mia mano anche da dritto, vedrete sempre un po' di sottomano. Come si chiama? Come la posso chiamare? Un po' di palmo e un po' di pollice. Quindi vista di fronte la mano, qui parte il mio indice, qui parte il mio medio, qui parte il mio anulare, qui parte il mio mignolo. Qui quindi si vedrà il mio triangolo sotto, da cui partirà il pollice e l'altra parte di palmo. Adesso lo so che sto spiegando tante cose geometricamente e vagamente tecniche, ma ci servirà per poi arrivare alla sintesi massima di quando disegno una mano.
non è che ogni volta che io disegno una mano mi metto a fare i trapezi, i triangoli, i cerchi, i caroselli, le pokeball, i treppiedi, le cose. Cioè, si arriverà in un certo punto in cui queste cose dovrebbero venirvi abbastanza naturali nella vostra mente, la composizione di una mano, e quindi poi arrivate quasi prima al risultato finale, però è importante saperlo. Quindi adesso, tenendo in mente questo schema qua, andremo a disegnare delle manine e andremo a capire come applicare questo schema in modo da tirar fuori delle mani in qualunque posizione ci pare, no? Un'altra cosa molto importante che molto spesso ci scordiamo, che se non riesci a disegnare una mano anche con queste tecniche, tu la hai una mano, ricordatelo, ce l'hai, guardala, disegnala, fai delle foto della tua mano come se fossi un feticista folle di mani, non so perché dovresti, magari ti prendono appunto per pazzo, per feticista delle mani, ma in realtà inizierete così ad avere una valanga di immagini di riferimento e magari ci avrete la vostra sottocartella mani con le vostre foto delle vostre mani, di quella di vostra madre, di quella di mia sorella. E lo sto anche dicendo perché se mai qualcuno controllasse il mio computer e trova delle foto di tante mani, sappiate che non sono un feticista, ma le uso come immagini di riferimento, ok? Perché anch'io ho il mio buon database di foto in generale. Infatti molto spesso penso che un disegnatore riempie follemente il proprio computer non tanto con disegni, bensì con foto, immagini di riferimento. Un paradosso? In realtà no. Foto e immagini di riferimento sono fondamentali per ottenere i risultati desiderati. Quindi stiamo dicendo, io adesso parto un attimino dal polso e non so neanche che mano sto per fare. Facciamo che il pollice sarà interno, quindi da questo lato. Sto lavorando al mio trapezio, che mi raccomando, si apre appunto un trapezio in questo modo, così. Quindi se qui c'è il mio indice, parto piatto e poi vado a curvare. Quindi qui potete già immaginare che la mano è molto simile a questa posizione qua, quella che sto facendo. Cioè non vedo questo lato della mano qui molto bene, proprio perché curvo, perché non lo sto tenendo aperta così. La mano diventa piatta, senza curva, soltanto quando la apro al massimo. E neanche del tutto, perché vedete che la curvatura comunque del polso si porta un po' avanti. È come se facesse appunto così quando si apre una mano. Così, quindi qua partono le dita. Secondo punto, dopo aver fatto il mio trapezio, io vado a fare proprio la radice delle mie dita. Cosa che io, che in realtà mi ha aiutato moltissimo, mi ha letteralmente cambiato la vita, e lo avrete notato in molti dei miei disegni. Io molto spesso faccio queste radici delle dita, no? Questa, la base cilindrica delle dita. Molto importante. Prima di fare le dita, però, penso che sappiate che tutte le dita sono lunghe in modo diverso, il mignolo è il più corto e il medio è il più lungo. Spesso indice e anulare sono della stessa dimensione, per molte persone un po' strane, ma per la maggior parte l'anulare è un po' più lungo dell'indice. Un dito è composto da tre parti, no? Tre cilindri, chiamiamolo così. Uno lungo che ha la base, che è la prima falange, la seconda, che adesso faccio staccato, è un po' più corta della falange, più lunga appunto, quindi questo A è maggiore di B. Wow, utilizziamo proprio metodi di comunicazione matematici che fa tutto più figo. E l'ultima falangina del ditino, che adesso chiuderò sempre a cilindro, è la più corta di tutti. Quindi A è maggiore di B, che è maggiore di C. Signori, la cosa divertente del pollice è che questa falange qua è dentro la mano, la vedete? È qui dentro, è coperta da tutto questo ammasso di carne che poi compone il palmo, che qui sentite proprio che è vuoto, che è solo ciccia, no? Se premete, premete un po', premete, state premendo? Vi sta piacendo? Avete problemi, eh? Quindi il pollice, quello che vedremo sempre uscire, saranno soltanto questi due, ma non per questo è inesistente. Infatti questa parte qua corrisponde al nostro triangolo. È qui dentro, è qui! Pensa un po' te, ma tu guarda le cose che si imparano a scuola con zio Peo. La posa delle dita, come del polso, come del palmo, è quello che poi determina quanto è rilassata questa mano, quanto è tesa questa mano, cosa racconta questa mano. Se io faccio una mano così e te sto a mandare a quel paese, se io faccio una mano così sto a fare le corna, se io faccio una mano così è a riposo, se io faccio una mano così è perché, che ne so, sto facendo una posa ninja de sto cavolo, o così, o così la mossa della tigre, quindi si vede che è più tesa, quindi le pieghe tra ogni falange saranno più rigide. Mettiamo che noi adesso ne facciamo una relativamente a riposo, così, qualcosa del genere, visto da questa angolazione all'incirca. Quindi vado a fare la mia prima falange, che come ho detto è la più lunga, e vado a piegare molto leggermente la seconda falange, perché se la piegassi di botto sarebbe tesa la mano. Invece deve essere una piegatura morbida, un'inclinazione improvvisamente morbida, che fa capire che quel dito è a riposo. Perché uno può tranquillamente fare un dito a riposo e tutti gli altri tesissimi, che ne so, perché c'ha dei problemi alla mano. È difficile comunque sia che tu abbia un dito non teso rispetto agli altri. Se fate caso, quando tirate anche solo un dito vi si tirano tutti gli altri, tutto collegato.
La falange finale, che è quella che molto spesso mette in difficoltà perché c'è l'unghia, no? Ve la potete immaginare come un ultimo trapezio, no? Finisce un po' così, con una curvatura, quindi se io vado poi a coprirlo, qui ci sarà la mia unghia, non proprio bellissimo questo, ok, però fa capire cose, credo. E l'unghia stessa è molto di aiuto per far capire la curvatura della mano e delle dita. Quella stessa curvatura che abbiamo imparato all'inizio, questa cosa qui, lo possiamo far capire grazie alle unghie. Perché se questa qua, come potete vedere, questa curva in questo modo, l'unghia, qua io faccio la curva e qua la chiudo, quindi ne vedo soltanto un lato, cioè quasi tutta, ma c'è un piccolo lato nascosto qui dietro, no? Vado a fare la falange del medio, che è la più lunga di tutte, quindi già so che è più alta di questa qua, deve essere alta uguale. Anche qui una leggera curvatura per la falange successiva e una ancora più morbida per la falange finale. Qui inizio a vederla davvero tutta l'unghia, perché ha curvato, non ha curvato la mano. Altro dito, altra falange, ho fatto un po' troppo lunga, ok. Qui la piega la inizio a vedere di meno, perché è come se io vedessi questo dito da davanti. Come faccio a vedere se è piegato molto, no? Si vede poco, perché qui ormai ho curvato, sta guardando più me, cioè se era messa così la mano vedevo che si piegava, ma se è messa così vedo soprattutto quelli sopra che si piegano, non questo, perché appunto è curvato, quindi la curvatura sarà minima. E qui l'unghia la vedo praticamente tutta, tutta la vedo. Il mignolo invece a sua volta ha già iniziato a curvare verso questo lato praticamente, di poco, perché non vogliamo esagerare, in modo che sembra storpio, di poco, ma ha iniziato a curvare. Ricordiamoci che è il più corto e piccolo di tutti. L'unghia quindi la vedrò così, e questo mi aiuta già a capire la curvatura della mano. Ovviamente qui ho relativamente esagerato con la curvatura, infatti questo dito sta facendo proprio un arco strano, dovrebbe essere visto quasi più piatto, però era per farvi capire. Adesso fatemelo fare bello corretto. Era perché ho bisogno di un esempio per far capire come le unghie aiutano a far capire una curvatura. E qui il pollice, io non lo vedo dietro, però se andessi a fare il mio triangolo dietro, posso capire da dove parte, posso capire se mi si vede un po' qua, ad esempio, il mio pollice, no? La falange finale. O posso farlo uscire un po' di qua. Dipende se sta per prendere qualcosa questa mano, oppure no. E da lì vado a ammorbidire il tutto, la mia forma strana. Quindi diciamo che adesso lo vado a ripassare, qui il polso mi si piega, si vede un po' di osso, le nocche che sono le ossa del metacarpo, che quindi vanno anche loro, no? Verso il nostro nucleo, le nocche, seguono quell'andamento lì, non sono piatte. Qui la vedo più da questo lato la nocca del nostro mignolo. Ricordiamoci sempre di un frammento di pelle qui, come sai, le mani palmate, no? Noi abbiamo un piccolo frammento, come se fossero palmate al minimo, sono 2 mm proprio. So che sembrano piccolezze, ma in realtà non lo sono, perché aiutano poi di moltissimo a far capire questa mano. E qui qualche segnetto che fa capire la mia curvatura aiuta molto anche all'osservatore a capire verso dove è girata questa mano. L'unghia del pollice ovviamente non la vedo. Ecco qui il risultato della mia mano, una mano in una posizione un po' strana, perché non avevo in mente cosa stesse per fare, volevo soltanto fare una mano vagamente rilassata, forse l'indice un po' troppo lungo, tutte cose che grazie alla magia del photoshopolo del disegno digitale si aggiusta in un attimo praticamente, tac, però il risultato è decente, come se la mano stesse per andare a prendere in modo molto delicato, molto leggero, che ne so, una mela, ossia per toccare una tetta, non lo so, no, in realtà per toccare una tetta ci vai così. Abbiamo fatto una mano di cui si vede il dorso, proviamo a farne una di cui vedo il palmo, ad esempio, no? Voglio provare a fare una mano in questa posa qui precisa. Quindi è una mano a riposo verso l'alto che sta, che ne so, per prendere qualcosa. Quindi io parto sempre dal mio polso, vado a fare il mio bel trapezio, di cui la parte più lunga è quella dell'indice. Questo forse avrei dovuto dirlo prima, è tipo così. La mia curva che va verso dentro. Il mio triangolo è molto inclinato, lo voglio molto inclinato perché il pollice deve, come vedete, rientra, va verso dentro, verso di voi. È qui dove c'è la falange interna del nostro pollicione. Vado a fare come prima le radici delle mie dita. E iniziamo di nuovo con le falangi. Falange 1. Una cosa che può aiutare molto quando il dito è piegato verso di voi è di disegnare dei cerchietti, delle sfere, per capire dove si articola. Sì, si articola il nostro dito. Quindi se questa è la sfera e io l'altra la faccio qui, mi aiuta a capire che il dito sta entrando verso di me. Anzi, questo deve entrare più per dritto, quindi la faccio tipo qua. Qua ci sarà la punta del mio dito. Questa è già una mano relativamente difficile, perché come potete vedere la mano che si inizia a piegare verso di me mi complica parecchio la vita. Quindi qui sto passando al medio, che anche questo lo voglio relativamente piegato. Qui voglio che la mia falange finale già inizi a mostrare un po' di unghia verso di me. In realtà dovrebbe mostrarla un po' più verso il centro. Qui l'ho fatto troppo girato. Si corregge, si corregge.
anulare, non potevo scegliere una posizione più scomoda per far capire le dita, e il pollicione che rientra anch'esso verso di me. Adesso vado a ammorbidire il tutto per dare una forma sensata alla mia mano, il mio palmo, e come al solito guardo la mia stessa mano per capire quanto ho sbagliato o quanto ho fatto bene, anche per tutte quelle che sono le pieghe delle mani interne, no? Ho le mie mani da guardare, le guardo, ovviamente. La ripasso al volo per capire un attimo se mi è venuta bene oppure un macello, uno schifo, e voi potreste chiedere questo tutorial dicendo: ehi, ma questo ci ha insegnato a disegnare mani sbagliate. E magari ripassando provo a correggere qualcosa che non mi suona e non mi sconfinfera adesso. Qui vedete sto aggiustando un pochino l'ultima falange che non mi suonava bene, ma in realtà non mi suona uguale, perché non è proprio la posa che cercavo, ma va bene. Penso di riuscire comunque a spiegare il punto, di essere riuscito a farvi arrivare il messaggio di come fare una mano, e quindi spero di vederne parecchie questi giorni, vedervi che lo mettete in pratica quello che zio Peo vi insegna, non che lo state lì soltanto a far finta di ascoltare, ma invece non ve lo cagate come se fosse un insegnante qualunque. Bene signori, abbiamo disegnato un mostro. Oh mio Dio, una mano in una posizione totalmente innaturale, ma penso che arrivi al punto, penso che faccia capire come fare delle mani. Ovviamente avere immagini di riferimento, guardare la propria mano eccetera eccetera è molto molto di aiuto, però spero che con queste chicche, con queste linee guida basilari, riusciate a impostare meglio una base fin dall'inizio. Come ho detto, probabilmente arriverete a un giorno in cui non state a disegnare il trapezio, ma semplicemente già qualcosa di veloce come sto facendo io adesso, no? Quindi diciamo che lo voglio fare che una mano che indica, e quindi sto ragionando come ho ragionato fino adesso. Vedete, cioè sto applicando la forma del trapezio e tutto, però molto meno calzata perché ormai ce l'ho in testa, bla bla bla, e quindi qui mi parte il braccio, voilà, questa è la mia mano che indica qualcosa. Piano piano arrivate sempre più a farla in modo veloce, schizzato, sintetico. Quindi spero di essere stato non solo di vago intrattenimento, ma anche ampiamente utile a tutti quelli che me l'hanno chiesto, ma anche a chi non me l'ha chiesto e si trova con questa chicca. Bene, direi che ora possiamo chiudere questo video. Baga! Inventarsi ogni volta come chiudere un video in modo esilarante non è compito facile per nessuno. Ma io ho un asso nella manica. Baga! Qualcuno di voi si ricorderà della nostra cara amica E Bottiglia. Questo era Electric. Konnichiwa.